In arrivo 5.000 volantini nelle case dei pescaresi, firmati Forza Italia, NCD, Pescara Futura e Fratelli d'Italia. Il centrodestra si mobilita e contro le tasse al massimo della coppia del vecchio Alessandrini preparano una serie di iniziative di sensibilizzazione coinvolgendo anche i cittadini. Tra i vari IMU, IRPEF, TASI e rincaro degli impianti sportivi, adesso ci sono anche le tariffe dei parcheggi, a pagamento anche per i residenti. Inaccettabile, bisogna fermarli, parlano così i consiglieri d'opposizione. Nel volantino si legge che dal 1 luglio tentare di parcheggiare la propria auto sotto la propria abitazione costerà 180 euro l'anno, più 648 euro se si ha una seconda auto. Sosteniamo i cittadini che hanno presentato ricorso, concludono, anzi la proposta è quella di una raccolta firme per fermare questa amministrazione.